Magistrati, avvocati, personale giudiziario e sindacati a raccolta per discutere sul paventato rischio di soppressione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Un'assemblea sindacale nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia intitolata ai giudici Saetta e Livatino per individuare e quindi proporre soluzioni più adeguate a quelle presenti nella bozza di relazione della Commissione di Studio istituita il 12 agosto del 2015 dal Ministero della Giustizia presieduto dall'onorevole Michele Vietti, che si propone di ridurre il numero dei distretti della Corte d'Appello in tutto il Paese. Una ridefinizione, quella della geografia giudiziaria, alla quale i giuristi nissani sono contrari. La bozza parla di una Corte d'Appello che deve avere almeno 1 milione di abitanti, preferibilmente una per regione, sì. La nostra regione è una regione particolare, di oltre 5 milioni di abitanti, e Caltanissetta ha delle sue peculiarità. Intanto per Caltanissetta è già stato presentato un progetto di legge che prevede l'allargamento del suo territorio e quindi del numero di abitanti, tanto da sfiorare gli 800.000 abitanti, e questo è un primo punto. Seconda cosa, nella bozza di relazione ci sono delle eccezioni, e cioè le infrastrutture, tutti gli investimenti che qui a Caltanissetta sono stati fatti, che continuano a farsi, che già si trovano sul territorio e non possono essere spostate in altre parti del territorio stesso. E poi l'impatto della criminalità organizzata. La situazione della Sicilia richiede la presenza di una corte d'appello al centro della Sicilia. La corte d'appello di Caltanissetta vanta una tradizione nelle indagini sull'articolo 11 del codice di procedura penale, mi riferisco alle indagini sulle stragi, alle recentissime indagini che hanno riguardato anche aspetti delicatissimi dell'esercizio della giurisdizione a Palermo, che sono una dimostrazione dell'importanza dell'esercizio della giurisdizione da parte di questa Corte. Abbiamo anche messo in rilievo che l'indice di criminalità sul territorio del distretto del Vallone, di Gela e quindi del distretto di Caltanissetta è perfino più elevato in termini percentuali di quello dei distretti di Catania e di Palermo. Inefficienza operativa, ritardi nell'erogazione del servizio, nonché nella durata dei processi civili e penali, perdita dei posti di lavoro sono alcune delle conseguenze che potrebbero verificarsi qualora la Corte d'Appello di Caltanissetta venisse soppressa.